Bene, amici di telefono.net, poi non dite che non vi voglio bene. Perché? Perché l'altro giorno ero in giro, dopo aver visto un po' di vostri commenti sulla mia pagina Facebook, in molti chiedevate questo Ascend Y300, entro in un centro Wind e guardalo, lì in vetrina mi guarda, cartellino del prezzo, 129 euro. Ci sta, lo compro ed ecco qua la prova di questo base di gamma di Huawei. Guardiamo la confezione. Cavo dati, USB, micro USB, poi la cuffia auricolare, che è la classica cuffia Huawei, dalla qualità direi discreta, media, e il caricabatterie con il plug micro USB. Apriamo la scocca posteriore in plastica, il telefono è ben fatto, non scricola per niente, anzi per aprire la scocca è necessario avere un po' di unghie. Batteria, ecco, la batteria è la prima cosa che mi ha stupito, perché per 129 euro c'è dentro una 2020 mAh davvero performante, sono riuscito ad arrivare tranquillamente a sera. Nel frattempo inizio a accendere col tasto posto qua sopra, qua la SIM in formato normale, qua la micro SD per espandere i 4 GB a disposizione dell'utente. Dietro camera da 5 megapixel con flash LED e autofocus e l'altoparlante di sistema. Ok, abbiamo chiuso il tutto. Sopra abbiamo visto il tasto di accensione, il jack per le cuffie, micro USB qua sul lato destro del telefono, sul lato sinistro invece i pulsanti per alzare e abbassare il volume. Sotto c'è il forellino per catturare i suoni ambientali, quindi il microfono. Inizio a parlare di dimensioni: 124x63,8 di larghezza, 11,2 in millimetri di spessore, il peso 130 grammi, ecco che si sta accendendo. Vi dicevo della batteria, 2020 mAh, sono riuscito a superare la giornata stress, quindi complimenti. Display 800x480 pixel, 4 pollici, IPS, ha il sensore di luminosità che funziona bene. Unica piccola pecca, sotto il sole diretto non si vede molto bene, quindi non ha una luminosità massima esagerata. In questo caso ho impostato la luminosità proprio al massimo. Come vedete, nelle impostazioni ci sono le impostazioni rapide, tutte qua in una schermata, oppure se vogliamo qua tutte le impostazioni. Fotocamera anteriore non è megapixel ma è VGA, non c'è il LED di stato. Informazioni sul telefono, versione di Android 4.1.1. il processore che sta facendo girare questo telefono è un Qualcomm MSM8225 Snapdragon dual core da 1 GHz con GPU Adreno 203. Per quanto riguarda la memoria, vi dicevo prima, 4 GB installati di serie e 512 MB di RAM. Possibilità di gestire il risparmio energetico, ma devo dire la verità, in questo telefono non serve, perché la batteria rispetto alle prestazioni è ben dimensionata. Tre bande HSPA 7.2 megabit per secondo in download, 5.76 in upload, 4 bande Edge, Wi-Fi BGN, ovviamente il GPS, c'è anche il Wi-Fi Direct, se andiamo qua nelle impostazioni del Wi-Fi, insomma diciamo che il telefono è completo. Nuova Emotion User Interface 1.0 di Huawei, non c'è più il tasto menu, ma tutte le applicazioni, quelle che installiamo piuttosto che quelle preinstallate, sono nelle varie pagine che si possono modificare, aumentare, diminuire, si possono creare cartelle. Ecco, a me non fa impazzire come user interface, però possiamo installare tranquillamente qualsiasi launcher alternativo. Come vedete la fluidità è buona, ma parliamo della parte telefonica. Molto buona la ricerca rapida in rubrica direttamente dal tastierino numerico. Attiviamo il viva voce e qua Huawei si riconferma top. Non tanto per il viva voce, che non è altissimo, ma per la qualità sia del segnale, della ricezione e anche della chiamata. Francesco, che abbiamo chiamato 10 minuti fa, ci ha detto: ti sento veramente molto molto bene, e anche noi lo sentivamo bene. Non c'è la videochiamata. Parliamo di messaggistica, entriamo nei classici messaggi, scriviamo un nuovo messaggio. Eccolo qua, solito, non ho molta fantasia. Come avete visto, ho scritto in maniera molto veloce, inserimento vocale e possibilità di usare il metodo di input Huawei, che però a me non piace molto, preferisco la tastiera standard di Android, pur avendo opzioni in più qua sul inserimento Huawei. Torniamo indietro, perché volevo far vedere nelle email come il client si comporta bene. Apriamo questa
mail qua in HTML, non ha il pinch out, ha solo il pinch in, ma è comunque molto veloce, possibilità di utilizzare l'IMAP con le cartelle a 360 gradi, quindi nessun problema da questo punto di vista. Parliamo di browser web, laddove i telefoni, soprattutto bassi di gamma, scricchiolano un po'. Proviamo prima telefonino.net e anzi facciamo così, contemporaneamente, così lo mettiamo un po' sotto stress, The Verge, che avevo già aperto prima, ma lo facciamo ricaricare. Andiamo su telefonino.net, sta ancora caricando, ok, ha finito. Il pan è buono, anche lo zoom, come vedete si ricarica abbastanza velocemente laddove deve rifare il rendering, anche zoomando. Col proviamo a entrare in questa news qui, ok, l'ha presa al terzo tap, ma potrebbe anche essere il sito di telefonino che ha qualche problema, perché la pubblicità che viene in overlay magari rallenta un po' le operazioni di tap. Eccolo qua, possibilità ovviamente di impostare il desktop mode. Proviamo con il doppio tap, stoppiamo un attimo e funziona anche lo zoom alla definizione della pagina. Andiamo su The Verge però, dove è la prova del 9, perché è un sito veramente pesantissimo. Qua siamo tutto out, si vede tutto, il ricaricamento della pagina non è eccessivo, vedete la fluidità. Ovviamente non stiamo parlando di un telefono che ha una fluidità fenomenale, ma che ci permette comunque di navigare, e c'è anche il resize del testo in maniera più che degna. Se io non pretendo delle prestazioni della fluidità stile iPhone o stile One, sicuramente non verrò deluso da questo browser. Avete visto, questa è una pagina veramente pesante, e navigarci non è assolutamente male. Io faccio uno zoom qua, faccio il doppio tap, resize, e veramente una buona navigazione per essere un telefono che, ripeto, costa solo 129 euro. Parliamo di parte multimediale. Qua il telefono scricchiola un po', diciamo che è abbastanza basico il client. Cosa è successo? Mi sono perso un pezzo perché stavo prendendo il soggetto per le riprese. Ok, abbastanza basico, però ha l'autofocus, lo scatto è abbastanza veloce. Qua ci sono le varie impostazioni, si può fare anche la panoramica, qua gli effetti che possiamo attivare sulle fotografie, l'autofocus, la luminosità, la luce. Andiamo qua sulle impostazioni, dove è possibile invece modificare un pochino più di parametri. Andiamo nel videocamera. Ecco, i video vengono girati solamente a 640x480 pixel, un blocco. Lo stiamo stressando, è il primo blocco sinceramente che ho avuto in questi giorni di test. Si ricarica la user interface, torniamo nella videocamera, ok, ci siamo. Il videocamera qua, vi dicevo prima, la possibilità di girare video solamente in qualità VGA video, che però, anche se la qualità è la definizione è bassa, la qualità devo dire è abbastanza buona, e ha anche un autofocus decente. Andiamo nella galleria, andiamo nelle foto che ha scattato la fotocamera. Trovate la galleria anche sul sito. Questo è un controsole, questa è una macro buona, e vi dicevo, sul display del telefono sono belle le foto, quando poi andiamo a vedere sul computer un po' meno, però comunque siamo sopra la sufficienza. Se andiamo a vedere le foto di demo, la palette colori, corretto il display come colorimetria, i bianchi che volevo farvi vedere, vediamo se riesco a trovare l'immagine completamente bianca. Ecco qua, tradiscono un buon bianco, ma una luminosità, come dicevo prima, non elevatissima. Video che si riescono a riprodurre solamente a 480p, perché già a 720p scattano, e anche i DVX hanno qualche problemino di frame mancanti. 480p nessun tipo di problema, tra l'altro la risoluzione più o meno del display, quindi probabilmente è anche la risoluzione migliore per vedere i video su questo telefono. Oltre a ciò, presente ovviamente la parte musicale e anche la radio FM abbastanza ben funzionante, Moondance. Volume non altissimo dal altoparlante integrato, però con le cuffie si sente in maniera più che discreta.
Allora, stoppiamo, andiamo indietro. Vi parlo delle altre applicazioni che Huawei inserisce su questo telefono, possibilità di modificare i temi sia in locale sia in online, modificare i profili per quanto riguarda l'audio, ha il DLNA per condividere o riprodurre filmati dalla nostra rete, possibilità di fare il backup e, come dicevo prima, le impostazioni per il risparmio energetico, che sinceramente però non ho mai attivato su questo telefono perché non ne ho mai avuto il bisogno. Avete visto, questo è un brandizzato Wind, non ha grandi brandizzazioni se non il logo all'accensione e allo spegnimento. Insomma, cosa dire di questo Y300? Sicuramente a 129€ è un best buy, anzi il migliore a questo prezzo, ottimo come muletto o anche come telefono primario, viste le performance. Huawei si riconferma leader nei bus di gamma, con due piccole pecche: la visibilità del display alla luce del sole, adesso che si va in estate può essere fastidioso, e la camera sottotono. Ma cosa volete più da un telefono che costa un quinto dei top di gamma? Per telefono.net, Andrea Galeazzi.